Buongiorno, sono l'architetto Francesco Santoro, collaboro da 3 anni con l'Accademia MADE Program di Siracusa, dove sono professore dei corsi di storia del design e di storia delle arti applicate. I corsi di storia del design e di storia delle arti applicate sono dei corsi fondamentali perché consentono allo studente di comprendere le metodologie progettuali adottate nei periodi storici studiati che gli serviranno nel proprio processo, formativo. I due corsi in particolare permettono di operare dei paralleli con la situazione culturale e progettuale attuale, consentendo allo studente di capire la finalità pratica e utilitaristica dell'apprendimento della storia, che è quella di studiare il passato per agire nel presente. Capire il design e la storia degli oggetti non vuol dire accedere ai segreti di una dottrina specialistica, ma fondamentalmente capire la storia degli uomini, del modo in cui si sono evoluti, a partire dall'interazione con il mondo, che è avvenuta attraverso la progettazione di oggetti. Il corso di storia delle arti applicate affronta le tematiche riguardanti la progettazione di oggetti a partire dall'antichità all'Art Déco, passando ovviamente per il movimento inglese delle Arts and Crafts, a partire dall'avvento della rivoluzione industriale, che sarà analizzata nel parallelo con l'attuale rivoluzione digitale. Le sperimentazioni dell'Art Nouveau nelle varie accezioni europee, dal Jugendstil tedesco alla secessione viennese, dal modernismo catalano al Liberty italiano, dalla Wiener Werkstatt al Deutsche Werkbund, fino al protonazionalismo americano di Frank Lloyd Wright. Il corso di storia del design proseguirà l'excursus storico intrapreso dal corso di arti applicate e lo svilupperà a partire dallo studio delle avanguardie figurative, dall'espressionismo, l'impressionismo, il cubismo, sino ad arrivare al costruttivismo russo, al futurismo italiano, al neoplasticismo olandese. Parleremo del Bauhaus in Germania, di Peter Behrens con la Ege, della nascita dell'industrial design negli Stati Uniti, con le scuole di Taliesin, Cranbrook, poi la scuola di Ulm, di nuovo in Germania, le aziende Knoll International e Herman Miller, il grande capitolo del design italiano, dagli anni della ricostruzione sino ai giorni nostri, le biennali e il Salone del Mobile di Milano, il design in ambito europeo ed internazionale, infine gli anni della globalizzazione, dal design olandese al design giapponese, dal design scandinavo a quello francese, fino al design brasiliano e al design digitale e alle tendenze degli ultimi anni.